I campionamenti della raccolta vengono effettuati dai nostri volontari, quindi sono volontari dei circoli di Legambiente Campania che vengono formati dall'Ufficio Scientifico Nazionale. Vengono fatti i campionamenti in periodi specifici dell'anno, quindi seguendo delle procedure apposite. Successivamente al campionamento vengono portati i campioni in laboratori che vengono individuati nel territorio, sono laboratori accreditati, e vengono effettuate le analisi per Escherichia coli ed enterococchi intestinali, che sono notoriamente due marker della contaminazione fecale. Ma diciamo che la situazione è abbastanza distribuita, nel senso che dei 14 punti oltre i limiti che abbiamo individuato, ben 10 sono fortemente inquinati, quindi stiamo parlando di valori che sono più del doppio rispetto a quelli che sono dei limiti della balneabilità delle acque, ed è abbastanza distribuito lungo il territorio, quindi si trovano sia nel casertano, sia nel napoletano, sia nel salernitano ovviamente. La soluzione è una maggior depurazione delle acque reflue, quindi più impianti funzionanti. Il tema rimane sempre questo, si rimane sempre quella della depurazione delle acque, quindi impianti che siano funzionanti, un maggior numero quindi di reti proprio di depurazione delle acque per chiudere quello che effettivamente è il ciclo delle acque reflue. Poi confermiamo ancora la nostra richiesta di mettere mano alla depurazione in questa regione e ci auguriamo fortemente che i fondi del PNRR che sono stati stanziati per la depurazione e per il sistema fognario vengano utilizzati sapientemente per andare a risolvere ormai delle situazioni croniche e inaccettabili. Le analisi sono sempre le stesse, sono Escherichia coli e enterococchi intestinali, sono diciamo, le analisi che noi facciamo, quindi sono reflui chiaramente, quindi scarichi. Questo è il tipo di analisi che fa Goletta. Però vi ripeto, ecco, le nostre analisi sono, noi non abbiamo alcuna intenzione di sostituirci alle autorità che poi fanno questo come l'ARPAC. Noi scattiamo una fotografia in un momento preciso, i nostri volontari fanno le analisi in un periodo ben preciso e quello che viene fuori noi raccontiamo. I punti che campioniamo sono quasi sempre gli stessi, proprio per dare anche una storicità e quindi un'affidabilità anche a quello che diciamo. Chiaramente sulla base di quello poi noi facciamo una riflessione politica e facciamo poi delle proposte in questo senso. La situazione della depurazione è un po' a macchia di leopardo. La depurazione, molti depuratori ci sono, ma alcuni o non sono in funzione o sono ormai una tecnologia obsoleta che quindi andrebbe assolutamente ripresa e resa più aggiornata. Quindi diciamo che in alcune situazioni non è l'assenza della depurazione, ma è anche una depurazione che non è più all'altezza della necessità. Ecco. Le responsabilità sono di tutti e collettive, perché questo è un paese che ha bisogno di risorse per fare gli investimenti sulle infrastrutture, abbiamo bisogno però anche di regioni e di comuni che lavorano allo stesso modo. Se io ho bisogno di andare a intercettare uno scarico illegale, ho bisogno di mettere, come dire, al lavoro gli enti competenti. Se devo costruire un'infrastruttura, se è comunale è responsabile del comune, se è regionale della regione, e poi però servono anche delle politiche nazionali che diano un po' di sprint a questo paese in termini di su quello che va fatto. Ci sono comuni che hanno investito, certo che sono tanti investimenti, però non è che si fanno oggi per domani, si fanno nel tempo, si mettono al lavoro e si fanno. Queste cose succedono, guardate Rimini. Rimini è stato un comune che per 40 anni non ha mai avuto un sistema di fognatura. Oggi ha una separazione bianche e nere, è così però, gli investimenti l'hanno fatti, è una città turistica, per cui immaginate, no, che cosa succede d'inverno e poi cosa succede d'estate, no, rispetto al carico antropico. Tutte le città costiere, tutte le città turistiche dovrebbero infrastrutturarsi in questo modo, no, sul carico antropico del momento turistico, del momento clou. E questi però sono i lavori che andrebbero fatti. Nessuno chiede miracoli, per carità, no? Perché qui non stiamo parlando di miracoli, però stiamo parlando di cose che nel tempo si possono assolutamente fare.